Hello, beautiful people! Oggi parleremo di me! Bagno compostabile. Ebbene sì, oggi sarà un video abbastanza breve rispetto agli altri video standard che facciamo di chilometrici, in cui parliamo di bagno compostabile, qual è la differenza con un bagno chimico, perché ne abbiamo costruito uno e soprattutto vi faremo vedere come si utilizza. Questo video va a corredare l'articolo completo su come costruire un bagno fai da te che trovate nel link, credo qui, o comunque nel blog. Cominciamo! Cominciamo subito con lo spiegare che cos'è un WC a secco. Normalmente i WC di camper, i WC che sono costruiti di serie sui camper, sono WC chimici che tendono a funzionare un po' come il bagno di casa. E si fa tutto i liquidi solidi insieme, si tira l'acqua, vanno in un serbatoio, il serbatoio delle acque nere, che poi questo deve essere svuotato nelle aree attrezzate. I vantaggi di un bagno chimico è che funziona come quello di casa. Però forse nella nostra mente non è l'opzione più ottimale per qualcuno che vuole utilizzare il camper o il van per un viaggio in libera. Il bagno a secco, infatti, a differenza del bagno chimico, funziona in una maniera un po' differente. Funziona senza tirare l'acqua, quindi non è necessario tirare l'acqua. Anche per questo viene chiamato bagno a secco. Oh, ideona! Il suo principio su cui si basa è essenzialmente dividere i liquidi dai solidi. Così facendo si riducono gli odori emessi dalle nostre escrescenze di un buon 90%, non so da dove mi sia venuta questa parola. E oltre ovviamente a salvare l'acqua, ci sono altri vantaggi, tra cui non dover andare nelle aree attrezzate per svuotare le acque nere. Infatti in un bagno a secco, un bagno compostabile, non c'è la tanica delle acque nere, ma ci sono soltanto due recipienti che tra poco vedremo, separati, uno per i liquidi e uno per i solidi. E oltre a tutta questa cosa, ovviamente non si utilizzano dei prodotti chimici, quindi comunque se volete essere o fare una scelta più sostenibile, il bagno a secco è, diciamo, più sostenibile come scelta rispetto al bagno chimico. Detto questo, durante la nostra camperizzazione ci eravamo messi a cercare su internet dei bagni compostabili già pronti, perché l'idea era inserire un bagno compostabile, un WC già pronto, all'interno del nostro bagno doccia. Però ci siamo scontrati contro un'inaspettata verità. Il modello apparentemente più gettonato numero uno di bagno compostabile su internet è il Nature's Head, questo bagno qui, che poi ho scoperto anche che è un casino da lavare. E guardando un po' il prezzo... Facendo un po' di ricerca siamo arrivati al secondo bagno più gettonato su internet compostabile, che è il Separetto, un bagno separazione, così che si separa liquidi e solidi davanti e dietro. Potete vedere qua com'è separato, bellissimo. Prezzo 906 euro! No! Visti i prezzi fuori da ogni logica per essenzialmente un WC, cioè un WC 1000 euro, neanche il Remida c'aveva il WC di oro che costava così tanto. 1000 euro per un WC, vabbè, lasciamo stare. Secondo noi era un po' troppo, quindi abbiamo deciso di costruirci un WC a secco fai da te, come il resto del camper del resto. Quindi adesso andiamo in bagno e vi faccio vedere cosa abbiamo costruito. Allora, entriamo adesso nel nostro bagno doccia e qui da questa parte troviamo il nostro bagno compostabile. WC compostabile costruito interamente da noi, costo totale 130 euro circa, quindi molto molto meno di quelli che si comprano, che si trovano in commercio. Se volete sapere come l'abbiamo costruito, in descrizione vi lascio l'articolo con tutte le foto passo a passo. Al momento ve lo voglio solo far vedere brevemente. Allora, cominciamo dalla tavoletta, alziamo la tavoletta
E qui sotto potete vedere che l'interno è diviso in due aree. Davanti c'è un imbuto che serve per far confluire tutti i fluidi nel serbatoio dei fluidi, e dietro invece troviamo un contenitore per i solidi. Adesso ve lo voglio far vedere dall'interno. Quindi apriamo qui il nostro bagno, un attimo solo che lo blocchiamo, e vi faccio vedere come la cosa è composta. Qui davanti abbiamo il serbatoio dei liquidi. È un serbatoio di 10 litri che in due persone 10 litri ci dà un'autonomia di circa 3 giorni. Quindi vuol dire che ogni 3 giorni dobbiamo svuotarlo. Dopo vediamo anche come lo svuotiamo. Qui dietro invece abbiamo il contenitore dei solidi, che è nient'altro è che un bidone della spazzatura riadattato con una borsa della spazzatura. Poi da questo lato abbiamo un deposito per la carta igienica e qui nell'angolino abbiamo un altro piccolo bidone dove teniamo la segatura, o in questo caso quello che stiamo utilizzando adesso è un humus di cocco. E questo è una specie di terriccio che serve essenzialmente per coprire i rifiuti solidi ed eliminare gli odori. Il fatto di dividere liquidi e solidi già leva il 90% degli odori rispetto a un bagno normale. Utilizzando l'humus di cocco ne rimuoviamo altrettanti. E siccome se tutto questo non bastasse, abbiamo installato anche da questa parte un sistema di ventilazione. Questa è una ventolina a 1 watt, quindi non consuma praticamente niente, che funziona 24 ore su 24 e aiuta ad espellere tutti gli odori che si possono generare nell'area bagno, che entrano attraverso questo posto qua dietro, vengono risucchiati dalla canalina e vengono espulsi da questo che è un foro che è collegato a una presa d'aria che dà verso l'esterno del van. Quindi tutte queste cose insieme ci aiutano a rimuovere gli odori e diciamo mantenere un'aria pura, fresca, respirabile in tutta l'area abitativa. Ora che vi ho fatto vedere il bagno, vi faccio vedere brevemente come facciamo l'hummus di cocco e poi lo utilizzeremo. Ultima nota: per avere, diciamo, un profumo gradevole quando si apre la tavoletta, noi consigliamo anche di utilizzare del profumatore concentrato. E sia nel serbatoio davanti che nel serbatoio dietro si mettono alcune gocce in ciascuno dei due serbatoi e questo aiuta a creare una buona fragranza. Tutto pronto? Andiamo, venite con me. Come prepariamo l'humus di cocco? È un procedimento molto molto semplice e anche divertente a tratti. Praticamente noi abbiamo questi mattoncini di compressati di humus di cocco, li abbiamo comprati da Amazon, circa 3 euro l'uno costano. Questa è metà che l'abbiamo già tagliato, quindi utilizziamo questo per oggi. Si mette dentro una bacinella, si copre di acqua, normalmente è un 3 litri per ogni mattoncino, quindi per questo mattoncino facciamo circa 1,5 litri. Si sommerge d'acqua, si lascia un pelino riposare. Quando diventa mollo, si comincia a rompere con le mani. Venite più vicini se volete vedere. Ecco qua, si comincia a rompere con le mani in tanti pezzettini piccoli e si lasciano galleggiare in acqua. Una volta che tutto questo sarà sbriciolato, e la terra sarà secca e pronta per essere utilizzata. Eccolo qui, vediamo se si riuscite a vedere bene. È semplicemente un tipo un terriccio, un humus, si rompe facilmente con le mani. Sbriciolato tutto il mattoncino, quello che consiglio di fare è cercare di massaggiare bene la terra. Oh yeah, oh yeah! Soprattutto per evitare che alcune parti della terra rimangano più umide o bagnate e altre molto secche. Inoltre, il feeling è bellissimo di modellare la terra così, è quasi paragonabile a bersi una birretta fresca. Vero Isa? Quasi. Ma più o meno. Perché non abbiamo mai fatto il terriccio con la birretta? Il terriccio con la birretta. Anche no, grazie. Potrebbe essere un'idea.
Anche perché poi profumerebbe di birra. Ma no! E adesso che anche il terriccio è pronto, è arrivato il momento per testare il bagno a secco. Pipì e pupù! Ma non mi scappa né la pipì né la pupù. Solution? Per farmi vedere venire la pipì, io un'idea ce l'ho! Dopo questa piccola pausa siamo finalmente pronti per provare il nostro bagno compostabile. Quindi, per prima cosa... Ah no. Una cosa molto importante da sapere, il bagno compostabile purtroppo non si può utilizzare in piedi. Bisogna stare seduti, perché altrimenti ovviamente col gianduia andrebbe cosa dappertutto. Invece bisogna dividere liquidi, solidi. Detto questo... Liquidi fatti, adesso è il momento dei solidi, però ho un problema, i solidi proprio in questo momento non mi vengono. Per fortuna abbiamo la nostra volontaria, Isa! Forza Isa, siamo tutti con te. Vai, 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 dacci dentro Isa, dacci dentro. Fatto tutto e adesso è ora di svuotare. Venite con me. Ok, cominciamo dalla pipì. La pipì la tiriamo su. Eccolo qua, il nostro bel barilotto. E adesso lo portiamo fuori. Allora, per svuotare il contenitore delle urine, essendo essenzialmente urine, cioè pipì, quello che si può fare è semplicemente trovare un posto verde. E come quando noi uomini ci mettiamo a fare la pipì, o voi donne vi mettete a fare la pipì fuori, semplicemente la svuotiamo e facciamo felice una piantina. Per esempio, siamo parcheggiati qui, troviamo un angolo verde, tutto quello che c'è da fare è svuotare. Là. Facciamo un po' di plim plim, plim 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 plim. E il contenitore è pronto. Ovviamente se siete in un'area attrezzata o in un camping dove avete disponibilità anche di una griglia, potete anche, cioè è buono risciacquarlo, lavarlo magari con un po' di sapone e un po' di detergente e poi rimetterlo dentro. Al momento gli diamo una risciacquata con l'acqua con la nostra doccetta posteriore e lo rimettiamo al suo posto. Rimettiamo a posto il contenitore dei liquidi e per i solidi quello che serve fare è semplicemente prendere la busta, levare la busta da il bidone, eccolo qua, si prende, si chiude e si butta via. Allora, chiudiamo la borsa e ci sono varie opzioni per smaltirla. E se utilizzate una borsa in amido tipo quella per l'umido, si può utilizzare come compost oppure lasciare a un centro di compostaggio. In questo posto dove siamo al momento non ci sono centri di compostaggio apparentemente, o non l'abbiamo trovato, quindi lasciamo il sacchetto semplicemente nell'indifferenziata. Fatto, anche i solidi sono fatti, ora quello che manca è mettere una nuova busta e siamo pronti per ricominciare a fare i nostri bisogni. E con questo siamo arrivati alla fine del video, quindi
Ricapitolando, abbiamo visto come funziona un bagno compostabile, come si utilizza, come si pulisce, e vorrei riassumere brevemente con voi le ragioni per cui noi abbiamo scelto un bagno compostabile piuttosto che un bagno chimico. La ragione numero uno è che noi, facendo tanta libera, quindi sostando molte volte in libera, cerchiamo di minimizzare le volte che dobbiamo recarci a un'area attrezzata. Quindi ragione numero uno, risparmiare acqua. Ragione numero due, lo stesso funziona per lo scarico: non dovendo scaricare acque nere possiamo stare più tempo lontani dalle aree attrezzate, quindi numero due, poter svuotare, diciamo, i serbatoi un po' dove vogliamo. Ragione numero tre, pensiamo che sia una soluzione di bagno più eco-friendly rispetto a un bagno chimico. E se mi domandate perché l'abbiamo fatto fai da te invece che acquistarne uno, semplicemente perché quelli che compri costano l'ira di Dio! Detto questo, ragazzi, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete costruito anche voi dei bagni compostabili, qual è stata la vostra esperienza, se lo rifareste, se non lo rifareste, siamo molto interessati di conoscere anche altre opinioni. E detto questo, vi è piaciuto il video? Lasciate un subscribe, ci vediamo presto nel prossimo video con nuove interessanti avventure. Ciao ragazzi, un bacio a tutti, stateci bene, ciao!